Stacco della macchina con per Elisa Matley che vola al comando, l'errore anche di plebiscito. In seconda posizione Priamo Doc. Si lascia scavalcare da Puera Puli EPF 14-4 il lancio. La squalifica per il numero 1 Point Breccanza e il numero 2 Plebiscito al comando per Elisa Matley, che prova a riprendere in mano a largo avanza Perfection. I primi 400 in 34 con Perfection che va a chiedere strada. La ottiene dopo 500 metri di corsa. Risale al largo Falchionella HBD pedinata da Pepita Bip. 44,8 i primi 6 con Perfection in vantaggio all'imbocco della seconda curva. In seconda posizione per Elisa Matley precede lungo la corda Puera Puli EPF al largo Falchionella HBD 1,1 scarso i primi 8, 16 impiegata. Per l'ultimo rettilineo, Perfection in evidenza 1,5 meglio di per Elisa Matley, poi Falchionella HBD, l'errore nelle retrovie di Pepita Bip, il giro di pista in 1,16,5. Perfection per Elisa, poi Falchionella che litiga con Puera Puli e Priamo Doc che si libera dalla corda per anticipare Petra PF. Quando Perfection mette assieme 3 quarti di miglio in 1,31,5, 14,9 l'ultima frazione, per Elisa però è lì a contatto. Mette il muso di fuori per Elisa Matley a 2,50 dalla conclusione, si va a profilare al fianco di Perfection. Perfection per Elisa che se le danno a 150 al termine con per Elisa che rinnova gli attacchi, Perfection che si getta di galoppo e allora via libera per Elisa Matley che si afferma nettamente. Sfortunato Perfection lascia il secondo a un'ottima Falchionella HBD. Al terzo posto, un'altrettanto valida Petra PF che si è fatta all'ultimo chilometro in seconda e terza corsia. 2-1 abbondante, 29-8 la chiusa, 1-15-8 la media al chilometro, inciampa Perfection addirittura, centro dal palo. Sciupa ogni possibilità di piazzamento, lottava ancora per la vittoria con per Elisa Matley che con Federico Rescio si va ad affermare. Come detto, tanta sfortuna per il favorito, al secondo posto Falchionella HBD, sempre per corsie onerose, così come Petra PF che giunge al terzo. 6, 13, 11, l'arrivo della terza.